Procos è un'azienda specializzata nello sviluppo, produzione e vendita di principi attivi farmaceutici. Lo stabilimento sorge a Cameri, in provincia di Novara, su un'area di 135.000 metri quadri con un impianto multifunzionale all'avanguardia. Da 14 anni questa azienda è amministrata da Enrico Zodio. Ho avuto la fortuna di dare una continuità agli studi, quindi ho studiato chimica e poi ho cominciato proprio nel settore chimico-farmaceutico, dal laboratorio, dalla ricerca e sviluppo, poi via via produzione, commerciale, fino ad arrivare a ricoprire questa carica. Parliamo del futuro della Procos. Vedo una crescita sostenibile, se ne fa tanto parlare, però diciamo è figlia dei nostri tempi. Bisogna crescere in maniera sostenibile, quindi con rispetto per l'ambiente, per le tematiche relative alla governance, al sociale, e Procos è molto impegnata in questo, quindi da un lato grandi investimenti per poter permettere all'azienda di crescere e dall'altra parte un'attenzione particolare a tutti i temi di sostenibilità. Cosa direbbe agli studenti che ora si stanno affacciando al mondo del lavoro? Ci sono un paio di paroline magiche che mi piace richiamare. Una è il motto aziendale, che è Dream Together, che da solo parla di sogni e alla fine sono il vero motore, no? Il motore della persona, il motore dell'azienda. La seconda parola è GRIT, e GRIT è un po' l'acronimo per Gut, Resilience, Initiative and Tenacity. In inglese ovviamente resilienza, iniziativa, tenacia, ma soprattutto il gut, che è quello che uno ha dentro, è la pancia, quello che viene fuori distinto e che porta un po' poi a perseguire degli obiettivi molto ambiziosi, talvolta senza un percorso estremamente razionale, però fatto di tanta passione e perseveranza. Tra i tanti giovani che lavorano in Procos c'è Mattia. Lavoro qui in Procos da meno di un anno. Ho iniziato il mio percorso nel mondo della chimica quando mi sono iscritto nella mia scuola superiore. Subito mi è piaciuta la materia. Ho affrontato un momento di indecisione alla fine del mio percorso scolastico. E una volta superata questa indecisione, Mattia è arrivato in azienda. Quello che faccio mi piace, mi sento appagato e sto raggiungendo piano piano i miei obiettivi, non mi sento totalmente arrivato da nessuna parte, giustamente perché ho solo 22 anni, però mi sento molto bene al momento, soprattutto in ambito lavorativo mi trovo bene. Poi anche con i colleghi c'è un rapporto di amicizia, perché quasi tutti i miei colleghi sono diventati anche miei amici, ci vediamo al di fuori del lavoro, quindi è un ambiente molto sano e molto tranquillo. Cosa hai imparato qui in Procos? La scuola è molto utile a livello teorico, però secondo me a livello pratico non si capiscono pieni concetti. Infatti i primi mesi sentivo un po' non competente in materia, però ti riesci a capire piano piano qual è il processo da seguire. Più o meno avendo le basi del lavoro si riesce poi a adattarsi ad ogni lavorazione. Il consiglio che do sempre a chi si affaccia al mondo del lavoro: mettete passione, fate le cose che piace fare e tentate di imparare quanto più possibile, perché non si smette mai di imparare.